Carissimi fratelli e sorelle, viviamo in un mondo che corre velocemente come una macchina che non si ferma mai e condiziona sempre di più la nostra esistenza in modo meccanico. In questa corsa frenetica della vita aumentano sempre più le nostre paure per le cose sbagliate, le preoccupazioni per le cose da fare e le ansie per il futuro. Gesù, nostro fratello, con il suo cuore grande di amore e misericordia, viene sempre in nostro aiuto perché conosce ogni nostro pensiero, vede ogni nostra tristezza e solleva ogni nostra debolezza. Oggi Gesù, con le parabole del regno di Dio, ci porta la sua grazia, invitandoci a trasformare la nostra vita con speranza e perseveranza. Ascoltiamo il Vangelo per fare i nostri piccoli passi di gioia. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù diceva alla folla: così è il regno di Dio, come un uomo che getta il seme sul terreno. Dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce, come egli stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga. E quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce, perché è arrivata la mietitura. Diceva: a che cosa possiamo paragonare il regno di Dio o con quale parabola possiamo descriverlo? È come un granello di senape che quando viene seminato sul terreno è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno, ma quando viene seminato cresce e diventa più grande di tutte le piante dell'orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra. Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la parola, come potevano intendere. Senza parabole non parlava loro, ma in privato ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. Parola del Signore. Il nostro primo passo è ricordarci sempre del seme, della fede, della gioia, della pace e speranza che Dio ha seminato in noi. Carissimi, se nella vita di oggi ci scoraggiamo facilmente, perdiamo la speranza e la pazienza per i piccoli dolori e la difficoltà. Gesù, con il linguaggio parabolico, ci ricorda l'opera di Dio in ciascuno di noi. Infatti la parabola del seme invisibile e piccolissimo ci aiuta a capire che nonostante i nostri guai, i nostri fallimenti, le nostre tristezze ed amarezze, la grazia della fede, dell'amore e della vita donata di Dio non ci abbandona mai, soprattutto nella prova e nella sofferenza. Non dobbiamo mai dimenticare la presenza di Dio in noi. Amici, rassicurati dall'amore di Dio e dalla sua costante presenza, possiamo davvero superare ogni logica, giudizio o condanna del mondo per superare ogni azione nella nostra vita di grazia. Il nostro secondo passo è aspettare pazientemente i frutti che Dio porta nella nostra vita. Carissimi, spesso la nostra vita frenetica e meccanica provoca tanta solitudine, disperazione e tristezza, suscitando in noi dubbi e paure sul futuro. Gesù, nostro fratello, non è invadente con le sue parole, non ci accusa o condanna per i nostri fallimenti, ma con gentilezza e semplicità ci svela il valore autentico della vita, abituandoci a portare frutto con pazienza e perseveranza. Noi invece nella quotidianità vogliamo avere sempre la garanzia e la sicurezza del nostro buon lavoro e vedere subito i risultati. Ma la vita non dipende solo da noi, è una coltivazione paziente che cresce con il tempo e con l'aiuto di Dio. È proprio quando non vediamo tutto chiaro e ci assalgono i dubbi che dobbiamo pazientare e fidarci della presenza di Gesù, come il seminatore della parabola. Amici, nei momenti di rabbia e insicurezza, non ci stanchiamo mai di chiedere aiuto a Gesù ed impariamo ad essere come Lui, pazienti e perseveranti per produrre buoni frutti. Il nostro terzo passo è confidare in Dio piuttosto che nella logica del mondo. Carissimi, tutti noi siamo condizionati ed ormai abituati a seguire la logica del mondo.
La ricchezza, l'apparenza, il potere, il successo sono quasi sempre le misure con cui valutiamo il risultato di ogni nostro impegno quotidiano. Le due piccole parabole sul seme, sull'atteggiamento di pazienza e perseveranza del contadino, rovesciano e mettono in crisi tutta la logica affaristica del mondo. Infatti il seminatore semina e aspetta che da quel seme piccolissimo ed invisibile si maturi la spiga per godere la gioia della mietitura e di un raccolto abbondante. Questa parabola non ci dice di essere pigri, passivi e indifferenti nella vita, ma al contrario ci esorta ad impegnarci con pazienza e perseveranza, confidando nella presenza costante di Dio e nella sua provvidenza. Carissimi fratelli e sorelle, coltiviamo la nostra vita cristiana sull'insegnamento di Gesù, con la virtù della pazienza, mitezza e perseveranza, per vincere il vizio dell'egocentrismo e diffondere nel mondo semi di gioia e speranza per costruire il regno di Dio in noi, nelle nostre famiglie e nelle nostre comunità. Buona domenica a tutti!